Tutti monti e valli ci battiamo, perché si porta ancora con orgoglio, guidare come spada col più forte. Viva l'Italia! Scatena ancora polemiche il manifesto celebrativo del 25 aprile fatto affiggere dalla provincia di Salerno. Il presidente della provincia Cirielli cita una parte del discorso tenuto dal capo dello Stato alla Scala di Milano 2 anni fa in occasione della festa della liberazione. Bisogna ribadire, scrive Cirielli citando Napolitano, come non ci si debba chiudere in rappresentazioni idilliache e mitiche della resistenza, in particolare del movimento partigiano, come non se ne debbano tacere i limiti e le ombre. Estrapolare da un contesto una frase può stravolgere quello che colui che ha scritto quel discorso, ha fatto quelle dichiarazioni, può anche fargli dire il contrario. Questo mi sembra indubitabilmente il caso. Siamo davanti ad un ulteriore manifesto vergognoso e chi lo sa evidentemente non conosce la storia. Ancora una volta si offendono i valori della resistenza. Farebbe bene il presidente della provincia a rappresentare le istituzioni in maniera più degna, piuttosto che riscrivere la storia e dall'altra parte ignorare ciò che la storia è fatta nel nostro paese. Non tutti nella resistenza si batterono, continua Cirielli, per la democrazia, e non tutti lo fecero con onore e civiltà, come dimostrano, scrive ancora il presidente della provincia, i fatti accaduti nel triangolo della morte tra le province di Reggio Emilia, Bologna e Ferrara. Io sono fondamentalmente d'accordo per quanto riguarda il discorso di una pacificazione. Ecco, ma una pacificazione non a senso unico. Se deve essere un discorso di pacificazione, deve essere un discorso di pacificazione totale, perché se io debbo pacificarmi con coloro i quali si sono opposti alla resistenza, e non dimentichiamolo, coloro i quali hanno fatto stragi e sono stati complici di stragi con i nazisti, posso anche perdonarli, ma credo che da un punto di vista morale ci sia una notevole differenza. Nel manifesto celebrativo del 25 aprile il presidente della provincia ricorda anche che tanti italiani persero la libertà, la terra dei propri avi e la vita, costretti a fuggire dall'Istria, dalla Dalmazia, dalla Venezia Giulia sull'ombra della feroce pulizia etnica delle foibe, scatenata, scrive Cirielli, dal dittatore jugoslavo Tito con la complicità dei leader comunisti italiani. Beh, indubitabilmente lì il Partito Comunista ha avuto una serie di problemi. Io personalmente ho avuto modo di studiarlo e studiarlo anche attraverso le carte americane, e lì risulta che il Partito Comunista, a cui Cirielli si riferisce, aveva delle estreme difficoltà, perché il Partito Comunista triestino spingeva per far prendere una posizione contro a Togliatti, e Togliatti era d'accordo, ma ovviamente legato, aveva mandato proprio per questo in missione di Vittorio. In Unione Sovietica, per far recedere, far condannare anche da Stalin, non riuscendovi ovviamente, gli eccessi di Tito. Infine Cirielli ricorda i tanti caduti degli eserciti alleati e in particolare del contingente statunitense morti, scrive, per la nostra libertà. Il 25 aprile per la provincia di Salerno, si legge nel manifesto, deve rappresentare la celebrazione dei valori di libertà, tolleranza, perdono e democrazia che meritano, dopo quasi 70 anni, di essere solennemente affermati. Non solo gli americani, ma anche gli inglesi e truppe di tutto altro il mondo, ma gli inglesi hanno avuto a Salerno e nella campagna d'Italia serie di persone defunte e di sacrifici senz'altro maggiore degli americani. Ancora, mi sembra strano che in un manifesto che parla di resistenza, e tra l'altro fatto da un militare, non ricordi che comunque le prime due medaglie d'oro della resistenza sono una accaduta qui a Salerno ed è la prima medaglia d'oro della resistenza, è quella del generale Gonzaga, la seconda di un salernitano. Qualche giorno dopo il 9 settembre egli si trovava, era capitano dell'esercito, si trovava in convalescenza nella sua villa di Cava, vedendo dei cavesi che erano stati messi al muro per essere trucidati dai tedeschi, lui intervenne con la sua pistola d'ordinanza, uccise un tedesco e li fece scappare. I cavesi si salvarono, lui no, perché dopo ritornarono e uccisero lui e il padre. Questa è la motivazione per la quale gli è stata data la medaglia d'oro, è data praticamente anche, è dedicata a una caserma a Persano. La storia credo che vada letta complessivamente
e probabilmente prima di scriverne bisogna conoscerla.